Omnibus. Attualità, religione e cultura. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Suor Chiara Luce, delle Sorelle Povere di Santa Chiara. Ciao Suor Chiara e grazie di essere qui con noi. Pace e bene a tutti voi, grazie a voi in modo particolare dell'invito, e che è sempre poi un'occasione veramente per lodare il Signore insieme. Grazie a voi. Devo dire che oggi sono particolarmente emozionata perché andiamo a raccontare la testimonianza di una vita molto particolare, che è appunto quella di Suor Chiara, che è quella di una giovane donna che ad un certo punto della sua vita ha fatto quella che per qualcuno potrebbe essere una scelta molto radicale: si è appunto consacrata al Signore, a Gesù. Partiamo dall'inizio, Suor Chiara, perché la tua è davvero una vita molto singolare. Cosa facevi prima della tua consacrazione? Io sono cresciuta in modo particolare con una grande passione per lo sport, quindi ho trascorso gran parte della mia adolescenza giocando a pallacanestro e vedendo soprattutto che il Signore anche mi aveva dato un buon talento sportivo, sognavo proprio attraverso la pallacanestro di arrivare a giocare in Serie A, diciamo in nazionale. Era questo un po' il mio sogno che ha accompagnato gli anni dell'adolescenza. E a questo grandissimo e bellissimo traguardo il Signore mi ha donato poi veramente anche la grazia di raggiungerlo, ecco. E infatti a soli 15 anni ho fatto il mio esordio in una squadra, insomma, proprio siciliana, che disputava il campionato di Serie 1 femminile di pallacanestro, e era la squadra appunto del Priolo in provincia di Siracusa. E lì dai 15 ai 18 anni, quindi in modo particolare, ho giocato Serie 1, e lì poi, insomma, per grazia di Dio ho anche disputato alcune competizioni con la nazionale, per cui sono entrata a far parte anche del team della nazionale, e questo mi ha permesso anche di viaggiare tantissimo. E avevo tutto quanto in modo particolare desideravo, avevo fin da piccola sognato. Quindi prima di approdare in monastero, diciamo, era questa in modo particolare la mia vita. Giocavo a pallacanestro in una società appunto agonistica e poi anche nazionale. A un certo punto, io ho letto qualcosa sulla tua biografia, succede qualcosa dentro di te alla GMG di Madrid. Sì, quello è stato senz'altro un evento particolare, però ancora prima, diciamo, il Signore stava, come dire, un po' facendosi spazio dentro il mio cuore, perché, come ti dicevo, nonostante avessi raggiunto tutto quanto veramente, ecco, desideravo, poi pian piano, a partire dai 18 anni, iniziai a percepire profondamente nel mio cuore una strana insoddisfazione, come se effettivamente tutto quanto stavo facendo non riusciva più veramente a colmare profondamente il mio cuore. E il mio cuore era alla ricerca veramente di altro, di un qualcosa che veramente potesse saziare profondamente quella fame, quella sete di gioia piena, di piena realizzazione della propria vita. Per cui, portando dentro di me un po' queste domande, soprattutto è questa sete di una gioia piena, di una vita piena che potesse essere realizzata in pienezza, ho avuto la grazia di aprire il mio cuore a Gesù, che in quel periodo della mia vita percepivo essere una presenza veramente viva e soprattutto anche una presenza amica che poteva indicarmi la via della mia felicità, della mia piena realizzazione. E quindi ricordo, prima ancora di arrivare a Madrid, come ebbi la grazia e il coraggio veramente che lui stesso mi ha dato di aprire veramente il mio cuore e dirgli veramente: ma tu, Gesù, che cosa hai pensato per la mia vita e qual è il tuo disegno veramente, no, per me, perché io possa essere pienamente felice? E così, una volta che ho aperto il mio cuore, poi lui mi ha presa per mano e mi ha condotto attraverso alcuni eventi, tra cui appunto quello di Madrid, dove ho percepito profondamente che il Signore mi stesse chiamando, ecco, ad una vita di particolare consacrazione, di particolare donazione a Lui. È una vita bella, l'immagine di una vita di particolare donazione. È bello anche pensare che mentre militavi nella massima serie di basket italiano in Serie 1, a un certo punto hai abbandonato tutto per giocare la tua partita più importante, potremmo dire, che è proprio quella con Gesù. Come mai hai scelto questo nome, che poi non è appunto il tuo nome di battesimo?
Il nome racchiude sempre una missione alla quale veramente il Signore ci chiama. Io ho scelto questo nome Chiara Luce sia in riferimento al nostro carisma, in modo particolare a Santa Chiara, dove le fonti biografiche raccontano di Chiara che nonostante viveva in monastero, quindi nascosta nella clausura e nel silenzio, veramente la sua vita irradiava fuori tanta luce, per cui tante persone veramente, grazie alla sua testimonianza di vita, ritrovavano quella luce vera che è Cristo. E quindi chiaramente è un nome che fa riferimento a Santa Chiara, che è la nostra appunto madre, e poi chiaramente al Signore Gesù attraverso Chiara, desiderando che la mia vita a Lui donata possa sempre più divenire una luce che veramente possa indicare Lui, che è la vera luce della nostra vita. E oggi come vivete questo carisma, insomma la tua chiamata, quali attività praticate in monastero? Il nostro carisma principalmente si fonda sulla povertà, quindi noi viviamo di provvidenza, non abbiamo delle rendite, quindi veramente viviamo di provvidenza e sperimentiamo davvero. Io sono in monastero ormai da 11 anni e davvero ho sperimentato più volte la provvidenza di Dio Padre, anche nelle cose più semplici, diciamo, veramente non è mai mancato nulla, nulla di essenziale assolutamente. Quindi la povertà, appunto assenza quindi di rendite fisse, ma anche una povertà che richiama alla povertà, diciamo, soprattutto con cui ha vissuto Gesù. E poi in modo particolare un altro aspetto importante è la fraternità. Noi viviamo molto la vita fraterna e appunto ci chiamiamo sorelle povere, questo è il nostro nome, insomma, con cui ci definiamo, proprio perché vogliamo soprattutto vivere questa fraternità ricalcando appunto le orme di Gesù povero. E la nostra vita svolge in maniera molto semplice, molto ordinaria, è scandita dalla preghiera, che è il nostro primo apostolato. Noi, essendo di clausura, chiaramente la nostra vita è prettamente dedicata alla preghiera. Non siamo chiamati ad uscire per particolari opere, ecco, di apostolato, di vita attiva, ma il nostro primo apostolato è proprio appunto la preghiera, portare al Signore nella preghiera i fratelli, le sorelle che Lui stesso poi ci fa incontrare. E poi chiaramente la preghiera è alternata dal lavoro, perché lavoriamo chiaramente portando avanti poi le attività che sono le attività di una grande famiglia, quindi dalla cucina al bucato, e poi ci dedichiamo anche ad alcuni lavori artistici come Ceri Pasquali, però fondamentalmente è un lavoro, ecco, molto semplice che portiamo avanti, sempre vissuto in fraternità e sempre cercando di mantenere quella dimensione di preghiera e continua nella nostra vita durante anche la giornata. Del resto, diceva qualcuno, la vera preghiera è la vita, no? E tu in particolare con il tuo esempio hai fatto della tua vita una preghiera. Se adesso ci stesse ascoltando un giovane o una giovane che sente nel cuore quell'insoddisfazione di cui tu parlavi prima, che poi è quella che tu hai sentito, hai avvertito prima di fare questa scelta definitiva, cosa gli diresti? Di non avere paura a sentirla questa insoddisfazione, perché credo che oggi in modo particolare sia più facile fuggire dall'ascolto anche poi di noi stessi e trovare altre scappatoie che in fondo non ci portano la vera vita. Quindi non avere paura di ascoltare anche questa insoddisfazione, queste domande profonde che ci portiamo nel cuore, dare spazio anche a queste domande e soprattutto poi affidarle veramente al Signore, non avere paura di aprire a Lui il nostro cuore, credendo che veramente è Lui che ha per noi, come dire, no, il segreto della vera felicità, della vera gioia, cioè credere che la nostra vita veramente è una vocazione, è una chiamata, a prescindere dalle vocazioni chiaramente a cui siamo chiamate, però la nostra vita è da Lui voluta, desiderata, e Lui ha per noi veramente quel disegno di felicità e di gioia piena. Quindi non avere paura, questo, non avere paura e aprire un po', come diceva San Giovanni Paolo II, no, ai giovani, aprire e spalancare a Lui le porte veramente del nostro cuore. Grazie Suor Chiara, ti ringrazio per questo bellissimo momento e per questa grande testimonianza che ci hai voluto regalare oggi, quindi grazie di esserti fatta dono anche con noi. Grazie a voi, grazie, grazie a te, io veramente tutto a lode e gloria del Signore, davvero. E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.